Eri nascosta. Allora, Nicola Tranchina, assunta a Corvo, insieme a Giulia. Giulia. Fiorella. Jacopo. Manuel. Allora. Bravi. No, dicevo, volevo dire proprio ad alta voce che i ragazzi sono bravi. Noi ci siamo sentiti quasi di dire terminologie in tempi. Andiamo ragazzi, veloce. E loro sembravano che lavorassero in brigata con noi già dal tempo. Quindi veramente l'applauso fatelo, ma sappiate è veramente super meritato. Avete visto che belli, e ovviamente proprio perché avevamo anche le spalle coperte dalle loro capacità, delle loro braccia, quindi sono state anche più bravi, ecco, nell'impiantare e nel darvi dei piatti, spero, buoni. E tutto questo grazie anche al prof di cucina Occhibol. Allora, ristorante Gli Artisti di Borgo San Lorenzo. Il vostro dolce? Allora, sì, noi in Assunta in questi giorni abbiamo pensato proprio alla vita del contadino e quindi abbiamo cercato di racchiudere tutto il tema, quindi la stalla, il campo, lo stesso cortile. Quindi nel cortile abbiamo pensato all'uva fragola, nella stalla ovviamente la ricotta, il campo il grano e abbiamo strutturato questo dolce, una crostata a base di ricotta. Sul fondo avevamo anche un biscotto al grano saraceno con la mandorla per permettere così di servire una ricotta il più naturale possibile, arricchita solo con la scorza del cedro e dell'arancia. E poi ovviamente sopra abbiamo cercato di dare freschezza, sempre una bavarese di ricotta, uva fragola e ovviamente poi qualcosa che a fine pasto vi potesse divertire, quindi abbiamo pensato alla polvere dell'uva fragola per dare anche il lato leggermente amaro a contrasto con le dolci, una foglia gialla per ricordare sempre l'uva e l'uva schiccata, quindi abbiamo cercato di riprendere il tema moderno, tutto quello che era la parte più antica delle ricette di quei tempi. Spero che sia stato il nostro esempio.